Corte Costituzionale tedesca ha dato 3 mesi alla Banca Centrale Europea per fare una verifica non relativa al futuro, anche perché poi ha messo una postilla alla fine chiedendo alla Merkel, al Bundestag, di fare una verifica su quello che accadrà, ma l'ha fatto retroattivamente rispetto alle scelte che sono state prese dalla Banca Centrale Europea nel passato, nel 2016, pensiamo al famoso bazooka di Draghi. E quindi ci troviamo in una condizione dove le ipotesi sono due: o la Germania si sfila dall'Unione Europea, oppure la Germania rimane, ma mette un carico da 90 talmente forte che tutte le flebili voci che hanno, penso in Italia, che hanno detto ma il MES lo accettiamo senza condizioni, adesso sentivo oggi Landini che parlava del MES e parlava va bene il MES senza condizioni, ma il MES ha le condizioni, caro Landini. A volte mi pare fino che uno non legga le cose, non verifichi cosa c'è in ballo. Quindi io ho l'impressione che le cose andranno molto male tra 3 mesi, questa scelta della Corte Costituzionale tedesca peserà come un macigno. È chiaro che è sempre tutto all'interno del sistema capitalistico, per intendersi, su chi dovrà pagare di più e chi pagherà di meno. Quindi francamente io credo che, diciamo, il complesso, una volta avrebbero detto il complesso militare industriale della Germania, cioè il capitalismo tedesco, ha di fronte queste due scelte: o sfilarsi dall'Europa con un supermarco oppure stare dentro. Secondo me sceglieranno di star dentro, ma metteranno delle tali condizioni per gli altri che, come dire, le nostre voci contro l'Unione Europea si moltiplicheranno. Ecco, credo che questa sarà il finale. E già anche i decreti di queste ore, secondo me, saranno influenzati da questa dinamica.